Buongiorno, buonasera, buon pranzo, buona cena in base a quando state guardando questo video, qua che vi parlo sempre. E siamo qua oggi per fare il primo mini recap di questa nuova stagione competitiva di Pokémon con il primo regionale europeo di Dortmund, vinto dal nostro Davide Miraglia. Ma direi che ci spostiamo nell'altra schermata, che ho preparato una cosina nuova per questi nuovi mini recap e spero che vi piaccia. Mentre però date un'occhiata a questa nuova grafica, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se ancora non lo foste, perché è una cosa gratuita che non vi costa niente e soprattutto potete ripensarci. Quando volete un'altra cosa, premo link in descrizione, collezionisti anonimi, 5% di sconto col codice ALBE5 su tutti quei prodotti ancora non scontati. Abbiamo solo un piccolissimo problema: Victory Road non ha ancora aggiornato tutto, quindi essendoci stati due regionali, sia qua che in Brasile, non ha ancora aggiornato il tutto, quindi andiamo a vederci solo un paio di cose da Victory Road e il resto ce lo andiamo a vedere su Pokedata. Allora, innanzitutto la quantità di giocatori presenti al regionale: sono stati 710 master. Se guardo di là è perché qua davanti ho la schermata, ma non riesco a leggere benissimo, perdonatemi. E purtroppo tutte le informazioni che potevo darvi sono finite qua, perché il resto dobbiamo andarlo a vedere su Pokedata. L'altra cosa che possiamo vedere immediatamente, che vedete già anche a schermo, è la top 8. Andiamo a vedere un attimino. Avevamo tre italiani, che uno è stato uno scontro fratricida tra Alessandro Marchionne e Nico Davide Cognetta, il nostro Dave Cognetta, vinto 2-1 per Marchionne. E sotto avevamo Matty Morgan invece contro Jack Clark, che poi Matty Morgan ha vinto contro il nostro Marchionne per 2-0. Nella parte alta del tabellone invece avevamo Ibrahim Marouf contro Davide Miraglia, il quale ha vinto 2-0. Scusate, avevamo 4 italiani, 2 sopra e 2 sotto, quindi avevamo quasi il 50% di probabilità di vincere. E sotto Fevzi Ozkan contro Nicolò Berardo, che tra l'altro è andato in streaming col Pardo, praticamente se non sbaglio ha fatto 3 partite in stream nel day 2, una roba clamorosa, e che aveva vinto 2-1. Poi si sono andati per l'appunto a scontrare Davide contro Nicolò, 2-0 per Davide, e Alessandro contro Matty Morgan, invece lui ha perso 2-0, e finale vinta per l'appunto dal nostro Davide Miraglia contro Matty Morgan, che ci aveva lasciato a casa anche il nostro Alessandro. Abbiamo rischiato di avere una finale tutta italiana e anche quasi una top 4 tutta italiana se non fosse stato per Matty Morgan. Ecco, se fossero invertiti, magari Alessandro e Matty avessero vinto Dave e Alessandro, per l'appunto avremmo potuto avere una top 4 tutta italiana, sarebbe stato qualcosa di clamoroso, ma purtroppo non è andata così, ma direi che ci è andata comunque benissimo. Ci spostiamo al volante un attimino su Pokedata per l'appunto, per andare a vedere la top 8 e ci spulciamo qualche team. Vi ho spuntato di fianco con i segnettini i giocatori in top 8, giusto per farveli vedere un pochettino meglio. Iniziamo dal team di Dave, che abbiamo, scusate, ho fatto un casino, pensavo di poterlo spostare ma invece niente. Abbiamo Sneasel, Rillaboom, King Gambit, Salamence, Primarina e Magmar, team che si è misto abbastanza, non con questi componenti, ma poi andremo a vedere quello che gira il good stuff, chiamiamolo così, in questo momento. Nel good stuff ci sono Sneasel, Rillaboom e Primarina, tra l'altro Rillaboom con la top usage più alta, se riesco ve le vado anche a recuperare. Purtroppo non sono riuscito a recuperare tutto quello che mi serviva, perché appunto essendoci stati più tornei questo weekend ancora ci vuole un attimino, giustamente sono uscite una marea di robe. Poi abbiamo al volante il team di Ibrahim, che è molto simile, come potete vedere c'è un Dragapult al posto di Salamence, e abbiamo Magmar anche qua. In tutte e due c'è Primarina, in tutte e due c'è Rillaboom, e in tutte e due anche c'è King Gambit. Cambia solamente la slot Drago, andata a sostituire da Dragapult a Salamence. Poi abbiamo il team di Jack Clark, che forse è quello un attimino un po' più particolare, con Commo, Drifling, Hydreigon, Toxicity, Volcarone, NDD maschio, che se non lo sapeste ha proprio stats diverse da quello femmina, quindi molto più votato all'attacco, molto molto normalmente non lo si usa per l'appunto per la Trick Room, infatti ha la Terra Ground con il Terra Blast per fare dei danni clamorosi, fa veramente i buchi. Sto provando qualcosina e fa i buchi questo Pokémon, e
sono curioso di provarlo, non so se effettivamente lo proverò perché boh, un po' così, però team particolare, un po' esotico. Odscan poi invece con l'unico rain team appena fuori dalla top 4 anche lui, però comunque in top 8, niente male, con Anile e Peli per sinistra, Mousehold, Arcaldon e Grimmsnarl, praticamente lui andava a mettere gli schermi e dietro agli schermi Arcaldon poi non veniva più giù, perché anche con Hospitality di sinistra entrando andava a ridargli vita, quindi poteva fare quello che voleva, riandava a dare vita anche ad Anile sotto schermi e con Bulk Up magari già setappato prima, e diventavano veramente dei muri da tirar giù. E poi volendo appunto c'era anche i topini per andare a fare un po' di redirection così per non farcela mancare. Poi abbiamo, se non vedo male, l'unico Incineroar in top 8, che ce l'abbiamo alla posizione numero 4 con il nostro Alessandro, che ha Incineroar, Goldengo, Ursaluna, P2, Among Us e Flamigo. Team particolare, secondo me molto divertente da usare, voglio provarlo assolutamente, ma sicuramente voglio provare quello di Dave, anche se non so usare Clefable, quindi vediamo. Poi abbiamo il team di Nicolò Berardo, anche questo qua è il team uguale che abbiamo visto sotto, molto simile a quello di Dave e anche di Ibrahima. Maruf dovrebbe essere quello lì il team, e anche qua praticamente il Gustaffone e quella slot di Electabuzz viene invertita tra, cioè invertita, si decide se giocare Electabuzz o Magmar, dipende dai casi. Normalmente Magmar ha un po' più di veleità offensiva, fa leggermente più male, invece Electabuzz con l'Electroweb non fa praticamente danni. Al secondo posto abbiamo per l'appunto Matty Morgan, anche lui con un team abbastanza solido, Porygon2, Sneasel, Gordengo, Among Us, Garchomp e Incineroar, Clear Amulet per evitare appunto i drop delle statistiche del nostro Garchomp, non farlo intimidire, Goldengo che si tappa, quindi se si va a setappare è un problema, ma appunto se riesce a non farli setappare, poi alla fine gli unici due Pokémon che fanno veramente veramente danni sono quel Goldengo e quel Garchomp. E il vero problema è Sneasler, perché Sneasler ha Direclaw che può parrarti, può addormentarti e può avvelenarti, e è un po' una menata se becchi una delle tre. E tra l'altro Sneasler, il suo, se non sbaglio, one-hitta anche Arcaludon Assault Vest. È vero che l'Assault Vest va a boostare la difesa speciale, ma comunque è investito poi l'Arcaludon se lo si va a fare Assault Vest anche in difesa fisica, e lo shottava. Qualcosa di clamoroso, e abbiamo capito poi a una certa della stream perché appunto il suo Sneasler attaccava sempre dopo, molto semplicemente perché faceva i buchi essendo Adamant, adesso se non mi ricordo male. Andiamo alla fine con il team vincitore, con Anilep, Whimsicott, Garchomp, Clefable, Hydreigon e Goldengo. Goldengo con la Metal Coat per aumentarsi le mosse di tipo acciaio, anche lui che si tappa, una volta si è tappato fa i buchi. Hydreigon con la lenti scelta, anche lui vi devo assicurare che fa malissimo. Poi abbiamo il classico Whimsicott con Sunny Day, Encore, Tailwind e Moonblast per appunto andarci a mettere una Tailwind subito in priorità e andare a spammare un pochettino di danni, perché Garchomp, se non lo sapete, sappiatelo, fa malissimo, fa veramente veramente male. Poi qualsiasi mossa ci vuole toccare, che sia fisica, va a prendere il Rug Skin l'attaccante, quindi il top. E poi Anilape, che lo vediamo senza topini, perché per l'appunto può funzionare anche senza i topini Anilape, e si è visto benissimo, perché comunque c'è anche Clefable che può fare da redirect, non serve andare a fare beat up su Anilape per proccargli il Rage Fist, comunque funziona. Cioè ragazzi, funziona, ha vinto il regionale. E niente, io penso di avervi detto tutto. Purtroppo non sono riuscito a trovare un altro paio di cose che avrei voluto farvi vedere, ma per l'appunto, come detto, Victory Road ci sono una marea di robe da inserire, e di conseguenza sarebbe un po' un problemino andare a mettere tutte così in poco tempo. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video e noi ci becchiamo con un prossimo.